Allora diciamo qua, Carpanzano, le bellezze di Carpanzano quali sono? Cosa avete qua a Carpanzano? La chiesa? La Madonna delle Grazie, Madonna delle Grazie. Ecco, che è venerata e si festeggia due volte all'anno. A febbraio abbiamo la festa patronale e poi a settembre c'è la festa, diciamo, quella di febbraio è la festa di voto. Sì. E poi abbiamo l'altra festa. No. E poi ogni anno c'è la Sagra della Castagna, questa è la dodicesima. E serve per valorizzare il territorio, perché è la Proloco che la organizza e vediamo che vengono come tutti gli anni le scuole nei castagneti a spiegare come si lavorava una volta la castagna e l'importanza, diciamo, di non perdere questa tradizione che ha fatto, diciamo, grande Carpanzano, ma soprattutto le zone limitrofe che hanno vissuto di castagna. Sicuramente, sì, perché una volta, diciamo, la castagna era l'elemento, era la base essenziale del paese. Con questo vivevano tutto l'anno, perché loro giustamente la macinavano, facevano la farina, quindi facevano il pane, i dolci, marmellate, insomma.